La rassegna stampa è offerta da Nobel. Ore di infinito piacere. Venerdì 15 aprile, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Apriamo con il Corriere della Sera, Napolitano sulla giustizia, valuterò, Berlusconi avanti con la riforma, ora le intercettazioni, magistrati rischio di amnistia permanente, verificherò i termini del processo breve, il Premier chiarirò. Italiano rapito a Gaza, trattate o sarà ucciso, purtroppo è notizia delle ultime ore che è stato ucciso Vittorio Arrigoni. Lecco, pallottola per il sindaco che si oppone ai videopoker, gambizzato a Roma un dirigente di Casa Pound. Il Messaggero, processo breve, monito del Colle. Il Premier, chiariremo tutto. Alfano presso al Quirinale per illustrare la legge. Napolitano, valuterò gli effetti. Berlusconi, ora le intercettazioni. Volontario italiano, rapito e ucciso a Gaza. Roma, misterioso agguato a un leader di Casa Pound. Gambizzato Andrea Antonini, consigliere del 20° municipio. Il Papa buono di Moretti, oggi nelle sale il film che sarà in concorso a Cannes. La stampa, il governo rilancia sulla giustizia e spiazza gli alleati, stretta su intercettazioni, riforma costituzionale, norme sui processi. Processo breve, l'ira dei magistrati, un'amnistia permanente, Napolitano valuterò quando si voterà, Alfano salirò al Colle. Gaza rapito e ucciso, volontario italiano e di Lecco, rivendicazione di un gruppo islamico, Hamas liberi i nostri. Vittorio Arrigoni, come vediamo nella foto. 100.000 pronti a sbarcare in Italia. L'allarme di Bruxelles, Maroni, finita la fase acuta da Tunisi. Libia sotto osservazione. I servizi temiamo attentati. Corriere del Mezzogiorno, cronista arrestato, non sono la talpa. Il procuratore Laudati risponde a ordine e a sostampa. Mai intercettato giornalisti. Morrone, non avevo password e non potevo entrare in nessun PC. Potete restare, ma solo per 15 minuti. Questa la scritta sui cartelli in arabo nei bar di Oria. Guerra a cicca selvaggia, maxi multe a chi sporca, sanzioni fino a 500 euro. Ieri la presentazione a Palazzo Carafa. Gazzetta del Mezzogiorno, un operaio e la famiglia in ostaggio dei banditi, rapinato e ferito alla testa. Assalto a tarda ora in una villetta di Torrechianca a Lecce. Le cimici nei fischietti per spiare l'assessore, da gennaio a giugno 2009 controllato lo studio. La GDF indagava sullo Sappio per l'affare eolico, inchiesta su Tedesco, nuove accuse da Lady Asl. Processo breve, corsa al Colle. Non si placano le polemiche dopo il sì della Camera. Bersani, una vittoria di Pirro che pagheranno cara. Napolitano, valuterò con attenzione. Berlusconi, Alfano gli spiegherà tutto. Poi il Premier annuncia e adesso avanti con la riforma delle intercettazioni. L'Associazione Magistrati, quella legge è un'amnistia permanente per i gravi reati. Il Ministro della Giustizia contestato a Berlino. Gasdotto dirottato da Brindisi a San Foca. Scatta l'allarme per le spiagge. Petrolio alle tremiti, la Prestigiacomo criticata nel governo, va troppo piano. Economia Montezemolo Marcegaglia, asse sugli industriali soli. Bacchettato Tremonti, poca ironia sulla crisi. Sbarchi per Maroni, crisi superata, i servizi 15.000 in arrivo dalla Libia. Londra, stop a ingressi di massa. Foggia, due uomini uccisi, erano da giorni in un vagone, forse barboni dell'est colpiti con un pezzo di ferro. Gazzetta di Lecce, spunta un gasdotto con una cicatrice lunga 20 km. Gli ambientalisti pronti ad alzare le barricate, ma non tutti. Condotta da San Foca a San Donato. I tubi interrati comporteranno in superficie una fascia di rispetto larga 8 metri. Il progetto non è stato ancora sottoposto al vaglio degli enti locali e del territorio. Rapinato e ferito in casa, è successo a Torrechianca, un operaio e la sua famiglia ostaggio dei banditi che fanno irruzione con l'inganno. L'uomo ha reagito ed è stato colpito al volto con il calcio della pistola. Uno dei malviventi ha bussato alla porta fingendo di avere un problema con l'auto. Sanità, oncologia pediatrica, presto i concorsi. Copertino, scontro a Rondò, due feriti lievi, grave una donna. Concludiamo con il quotidiano, avvocati, annullate le elezioni, accolto il ricorso di un candidato al Consiglio dell'Ordine, si rifarà il ballottaggio. Picchiato e rapinato in casa, ci apra l'auto in panne, ma erano banditi. Corriere della droga, preso con un chilo di eroina alla stazione. Festival del cinema europeo, domani il gran finale con Servillo e Scamarcio. Calcio, Bertolacci e Vives out, Piatti in rampa di lancio. Vediamo le pagine interne. Taglia agli ospedali, Lanci smentisce Vendola. L'associazione dei comuni attacca il governatore, non c'è mai coinvolti. Emergenza migranti, i permessi non arrivano e cresce la tensione. Ci dicono di avere pazienza, ma senza certezze sarà rivolta. Sindaco di Manduria a colloquio con Mantovano, incontro a Roma del primo cittadino e del commissario prefettizio di Oria, in manette un ospite della Tendopoli. Ubriaco aggredisce i poliziotti, arrestato un tunisino del campo.
Elezioni nulle, avvocati al voto. Accolto un ricorso sul sistema delle preferenze, confermato solo Rella. Tecnova arrivano i primi assegni, 361, pagata ieri la prima tranche degli arretrati agli operai del fotovoltaico. La corsa contro il tempo per dare cura e speranze ai bimbi. Dito puntato contro la mancata previsione dei bandi di assunzione presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Fazzi. Dopo l'atto di accusa del sindaco si aspetta la risposta dell'assessore. Assistenza medica ancora per 3 mesi e stipendi pagati dai genitori. Precari, lunedì, i precari dell'ASL, lunedì la firma del contratto ha una svolta la vicenda dei 660 lavoratori che dal 1° maggio saranno assunti come dipendenti pubblici e non più privati. Torre Chianca, pestato e rapinato davanti alla famiglia, un inganno per attirarlo in strada, si è rotta l'auto. Un operaio picchiato per fargli dire dove fosse la cassaforte, alla fine portati via 2 computer e un telefono cellulare. Botte al vigile che lo ha multato, è stato arrestato, tensione al parcheggio dell'aeroporto di Brindisi. 1 chilo di eroina nello zaino, corriere presso la stazione, la finanza a manetta un 21enne albanese. Si indaga per risalire ai destinatari dello stupefacente. Il valore della droga è di 250.000 euro. Nuovi nati, 380.000 euro in arrivo per le famiglie. Ambito territoriale sociale, sostegno mensile per chi ha bimbi da 0 a 36 mesi, 300 domande, 180 gli ammessi. Ma alla fine, a Palazzo Carafa, scoppia la lite tra Martella e Rizzo. Volantini e cicche, multe salate, posacenere fuori dai negozi e cassette chiuse per la posta. Guerra ai trasgressori, ieri presentate le 2 ordinanze. Nessuna promessa è stata mantenuta, tornano a protestare gli utenti dei bus, corse esigue, orari insufficienti, assemblea aperta questa mattina presso la prefettura. L'impresa dei 1000 puliziotti, giorni dell'Eco Day, per la precisione sono stati 1012 volontari che hanno risposto all'appello lanciato da Repubblica Salentina. Il risultato? Guardare per credere. Tanti i comuni che hanno aderito, come vediamo dalle immagini. Copertino, mistero nei campi, trovata una pistola, scoperta dai carabinieri sotto un masso nelle campagne sulla via per Sant'Isidoro. Decisiva la segnalazione della presenza di 2 uomini. L'arma, una calibro 9, era già pronta per dare fuoco. Monteroni, legalità solo a parole, accuse ai politici assenti. Il sindaco difende la sua maggioranza dopo il consiglio semivuoto e il PD attacca. Ma mancavano anche quasi tutte le associazioni. Melendugno, no al gasdotto sulle nostre coste. 3 associazioni ambientaliste lanciano l'allarme per la variante al progetto della multinazionale che parte dall'Albania. Prevista la trivellazione a San Foca e poi 20 km sottoterra fino a San Donato. Concludiamo con la pagina sportiva, il monito di Giacomazzi, Lecce, attento al Cagliari. Per vincere servirà una grande prestazione. Bertolacci costretto a dare forfè, De Canio ritocca il centrocampo. Vives è squalificato, il baby è infortunato e Grossmüller è acciaccato. Bene, per la rassegna stampa è tutto, a più tardi con il TG, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da Nobel, ore di infinito piacere.